Altiero Spinelli arrivò al Parlamento europeo eletto a suffragio universale nel 1979. Il Parlamento europeo è stato eletto per la prima volta da tutti i cittadini europei nel giugno del 1979. E Spinelli aveva già stabilito un suo programma e lo aveva fra l'altro presentato in campagna elettorale in maniera molto evidente e senza alcun dubbio. Sarebbe arrivato al Parlamento europeo per ottenere dai suoi colleghi di trasformarsi in un'assemblea costituente. Spinelli era convinto che la comunità europea era paralizzata, che i governi non erano in grado di dare delle risposte ai problemi dei cittadini, che la comunità in quel momento, era il 1979, si trovava a far fronte a tutta una serie di problemi di carattere interno, di carattere internazionale, di fronte ai quali i governi, allora l'Unione Europea, la Comunità Europea era formata soltanto da 9 paesi, non era in grado di dare delle risposte. Quindi, secondo Spinelli, l'unico modo di far sì che la comunità desse risposte dai cittadini era di cambiarla. E per cambiarla, come diceva Spinelli, bisognava cambiarne la Costituzione, cioè i trattati di Roma che erano rimasti immutati dal 1957. Però Spinelli era anche cosciente e convinto che i parlamentari europei che erano arrivati a Bruxelles, a Strasburgo e a Lussemburgo nel 79 erano arrivati con uno spirito molto moderato, diciamo, non erano dei rivoluzionari, erano arrivati eletti dai loro cittadini, fra l'altro. Allora i deputati europei erano anche deputati nazionali, cioè non c'era il divieto del doppio mandato. Erano arrivati al Parlamento europeo convinti che il loro ruolo era in qualche modo di essere di consulente del governo. Il Parlamento europeo aveva soltanto un potere consultivo. E quindi era cosciente Spinelli di questa incapacità dei suoi colleghi di voler fare un atto rivoluzionario, cioè di dire: noi ci trasformiamo in un'assemblea costituente. Allora, per far questo, Spinelli decise che bisognava far capire ai deputati che il loro potere non era in grado di cambiare la comunità. E in quel momento, e questo in qualche modo ci collega all'attualità di questi giorni, il dibattito più forte era quello relativo al bilancio della comunità, cioè come dovevano essere spesi i soldi della comunità per far fronte ai problemi dei cittadini, la politica agricola, la politica regionale, la politica della ricerca, e come doveva essere finanziato il bilancio europeo, se doveva essere finanziato attraverso dei contributi nazionali o eventualmente attraverso delle tasse europee. Su questo c'era uno scontro molto forte fra il Consiglio e il Parlamento. Qualcuno forse si ricorderà che la storia dei parlamenti è nata proprio sul tema delle tasse. Alcuni parlamenti, gli inglesi se lo ricordano, da altre parti avevano tagliato addirittura le teste dei re, diciamo, nello scontro fra il Parlamento e i re. E in quel momento il Parlamento europeo si stava scontrando con i governi, cioè con i re del 1979. E alla fine del 79 il Parlamento europeo fu chiamato a dare il suo accordo al bilancio della Comunità europea per il 1980. Allora Spinelli convinse i suoi colleghi a respingere il bilancio che era proposto dai governi, dicendo: questo bilancio non è in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini, dobbiamo rifiutarlo. Fu un atto rivoluzionario, perché non era mai successo che il Parlamento europeo, che fra l'altro aveva pochi poteri, dicesse ai governi: noi quello che voi ci proponete ve lo rimandiamo a casa. E il 13 dicembre del 1979 il Parlamento europeo a grande maggioranza sbatté la porta in faccia ai governi dicendo: questo vostro progetto noi lo rifiutiamo. Il Parlamento europeo era molto contento perché aveva detto: ah, già abbiamo vinto la guerra. Spinelli era convinto che la guerra non era stata vinta, era stata vinta una battaglia, perché poi il potere di rifare il bilancio tornava nelle mani dei governi. Infatti nel maggio del 1980, cioè 5 mesi dopo, i governi hanno riconsegnato al Parlamento un bilancio che era peggiore rispetto a quello che il Parlamento aveva respinto. E allora questo dette la possibilità a Spinelli di
tornare di fronte ai suoi colleghi e dire: vedete che i poteri che ci hanno dato non ci consentono di cambiare la comunità. Per cambiarla dobbiamo diventare dei deputati costituenti, cioè dobbiamo avviare un processo di riforma della comunità europea. Allora chiamò i suoi colleghi, la prima volta risposero soltanto in otto, che si riunirono in un ristorante di Strasburgo che si chiama Il Coccodrillo. C'erano tre deputati inglesi in questa cena, di cui uno era il padre dell'attuale primo ministro britannico Boris Johnson, che si chiama Stanley Johnson e che è un grande europeista, Stanley Johnson. Altri due erano due deputati laburisti, Enright e Key. C'era un olandese, c'erano due italiani, c'erano due tedeschi. E questi nove deputati, nella cena del coccodrillo, decisero che dovevano chiedere ai loro colleghi di assumere questo ruolo costituente. E lentamente questo gruppo, che era inizialmente di nove deputati, si è allargato fino a diventare una maggioranza del Parlamento europeo che nel 1984 approvò un progetto che era sostanzialmente la costituzione della nuova Europa. Il Parlamento europeo ci ha messo 4 anni a elaborare questo progetto con un lavoro politico intenso e questo progetto del 1984 ha avviato una stagione di riforme dell'Unione. Non ci sarebbero stati tutti i trattati successivi, l'atto unico, il trattato di Maastricht, di Amsterdam, il trattato di Nizza e il trattato di Lisbona, se il Parlamento europeo non avesse rotto questo tabù secondo il quale i trattati non potevano essere cambiati. Tutti i passi in avanti che sono stati fatti in questi anni sono dovuti al fatto che il Parlamento europeo ha avuto il coraggio rivoluzionario di dire: la comunità la cambiamo noi attraverso il nostro progetto. E questo è il progetto nato dall'idea del coccodrillo. Fra l'altro, perché ci siamo chiamati il coccodrillo? Io ero l'assistente di Spinelli, perché Spinelli disse: i rivoluzionari francesi, che si chiamano Giacobini perché si riunirono per la prima volta in un convento di frati giacobini, e per questo si chiamano le Giacobins, i Giacobini, che erano quelli che hanno fatto la rivoluzione francese. Allora Spinelli, in questa cena dove c'erano questi 8 deputati, disse: non andiamo a cercare un nome carico di storia, chiamiamoci con il nome del luogo in cui ci siamo riuniti. Ed è per questa ragione che questo gruppo di deputati si chiamò il Club del Coccodrillo. Tra l'altro il nome del coccodrillo è già abbastanza evocativo, è un animale abbastanza aggressivo. Allora nel 1984 il Parlamento europeo, a seguito dell'iniziativa del coccodrillo, approvò questo progetto. Una buona parte delle cose che il Parlamento chiese nell'84 sono state introdotte nei trattati, ma molte cose ancora mancano. La Commissione non è un governo, il bilancio europeo non è fatto su imposte europee ed è una piccola cosa perché corrisponde soltanto all'1% del prodotto interno lordo. Il bilancio americano è il 25% del prodotto interno lordo americano. La politica estera è ancora di competenza degli stati e molte cose gli stati decidono, o meglio, non decidono in base al principio dell'unanimità. E al Parlamento europeo mancano alcuni poteri fondamentali perché sia un vero Parlamento democratico. E allora la nostra opinione è che bisogna riprendere e richiamarsi allo spirito di Spinelli e del coccodrillo, e il Parlamento europeo deve riaprire la strada della riforma dell'Unione e dire un'altra volta: noi, a nome dei cittadini europei che ci hanno eletto, vogliamo tornare a essere un Parlamento costituente. Il 9 luglio del 2020 noi celebreremo i 40 anni del Club del Coccodrillo. La nostra idea, come Movimento Europeo, di cui io sono il presidente, è che il Parlamento Europeo in qualche modo abbia lo stesso coraggio rivoluzionario del Parlamento del 1980 e dica: noi, a nome dei cittadini europei che ci hanno eletto, vogliamo cambiare questa comunità per farne una comunità federale, agendo con lo stesso coraggio, con la stessa determinazione e con la stessa dignità con la quale agirono i deputati europei nel 1980. Erano nove, come ho detto, erano pochi. Fra questi vale la pena ricordare che c'era il padre di Boris Johnson, sembra una cosa strana, insomma. Ed è un federalista, Stanley Johnson, forse in qualche modo
non è stato capace di educare adeguatamente il proprio figlio, e però continua a essere un federalista. Ogni tanto ci sentiamo, e poi c'erano due tedeschi, come dicevo prima, due italiani, un olandese. Questi deputati ebbero il coraggio di dire: noi vogliamo fare un atto rivoluzionario. Quest'atto rivoluzionario si è poi tradotto nel progetto che il Parlamento europeo ha approvato nel 1984. Insomma, 40 anni dopo torniamo al coccodrillo. Non dico di torniamo al ristorante del coccodrillo, perché ancora non ci può tornare con la causa del coronavirus, ma chiediamo ai deputati europei di assumere la stessa determinazione, la stessa volontà rivoluzionaria che i deputati europei ebbero nel 1980 quando crearono il club del coccodrillo. Io credo che questo sia il ruolo che deve essere giocato dalle organizzazioni federaliste, che dovrebbero rivolgersi ai 699 deputati europei, non tutti, perché non tutti saranno d'accordo, ma perché una maggioranza di questi deputati dica ai governi: voi non siete in grado di cambiare la comunità, di cambiare l'Unione, perché siete prigionieri del voto all'unanimità, e siamo noi che in qualche modo abbiamo questa possibilità di dire ai nostri cittadini: noi in questa comunità vogliamo cambiarla per fare qualcosa che sia in grado di rispondere ai vostri bisogni, e perché sia in grado di offrire a voi dei beni comuni che gli stati nazionali non sono in grado di offrire. E questa, in qualche modo, la sfida che abbiamo di fronte nel 2020, in questo anno che è caratterizzato dalla pandemia, e io credo che questa è la strada da percorrere, e rivolgendosi, ispirandosi al pensiero, all'azione, al metodo di Altiero Spinelli.